Nel corso della storia di questa serie vi abbiamo parlato di gare e circuiti che non sono entrate nella mente, nel cuore dei tifosi, o perché magari erano troppo piccoli, addirittura non ancora nati per poterli vedere, oppure magari perché la Formula 1 ci ha corso talmente poche volte che è impossibile ricordarseli. Ebbene, oggi vogliamo fare una cosa diversa. Vogliamo parlare di una gara che molti di voi magari hanno visto e che cercano sempre di non ricordare. Ebbene, oggi ci siamo noi, qui, a rinfrescarvi la memoria, su Monza 95. Tranquilli, non c'è bisogno che ci ringraziate. Sigla. Bentornati sulla Formula 1 dimenticata. Io come sempre sono Andrea, in questa atmosfera natalizia, e questo è il nostro regalo di Natale, una bella retrospettiva su Monza 95. Quanto ci amate, iscrivetevi al canale se ci amate, anche se non ci amate, iscrivetevi lo stesso. No, scherzo, ovviamente la Formula 1, come tutte le cose, è fatta di momenti belli, momenti meno belli. Sicuramente per Johnny Herbert questo è stato un momento bellissimo, e per altri molto meno. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto vi ricordo, iscrivetevi al canale, l'ho già detto, seguiteci sui nostri social, dove continuiamo a intrattenervi ogni giorno con dei simpatici post, perché oltre a quello non è che si può fare tanto altro sui social. E se volete sostenere questo canale, ci sono le magliette proprio qui sotto, qui, vedi, qui potete acquistarle per fare un regalo di Natale. Se le comprate, taggateci su Instagram che vi ripostiamo. E ora è il momento di parlare del Gran Premio d'Italia 95. A Monza si disputa il 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Schumacher ci arriva con 15 punti di vantaggio su Damon Hill, e dopo la roboante vittoria di Spa, in cui ha trionfato partendo dalla 16ª posizione e umiliando il suo rivale guidando con gomme slick sull'asfalto bagnato. Questa è inoltre la prima gara in Italia dopo l'annuncio che il tedesco l'anno successivo correrà col cavallino rampante, e questa notizia ha diviso un po' i tifosi presenti all'autodromo tra chi è contento di avere il giovane campione tedesco nella scuderia Ferrari e chi invece lo vede come quello che ha mandato via il loro idolo Alesi, come ci testimonia questo striscione famosissimo che sicuramente ricorderete. L'indomabile e incontrollabile Stella Bruno ci fa un perfetto quadro della situazione tra tifosi e Schumacher in questo modo. E andando a fondo poi le cose cambiano. Per esempio, da un rapido sondaggio fra le donne del circuito esce fuori che Schumacher, dal punto di vista estetico, piace. Dai un voto per l'estetica a Alesi e uno a Schumacher. Schumacher 10, Alesi 5. E non è che ti piaceva di più Alesi? Ma sinceramente no. È meglio Alesi o Schumacher? Schumacher. Nelle qualifiche però a farla da padrona è la Williams di David Coulthard, letteralmente il meno atteso da tutti, davanti a Michael Schumacher di più di mezzo secondo, terza la Ferrari di Berger davanti a Hill e all'altra Ferrari di Alesi. Solo ottava invece l'altra Benetton di Johnny Herbert. Arriva la domenica, si parte per il giro di ricognizione e mentre le vetture stanno scaldando le gomme, improvvisamente all'uscita della variante Ascari si alza un grande polverone. È David Coulthard, che incredibilmente è uscito di pista durante il giro di riscaldamento e si è fermato nella sabbia. Coulthard riesce a ripartire, ma ormai tutto il gruppo lo ha sfilato e dovrà partire dall'ultima posizione. Anzi, lo scozzese rientra ai box e non riesce nemmeno a riprendere la gara. La griglia quindi si va a completare con dei nomi nella seconda metà dello schieramento che sono pazzeschi, cioè Inoue, Montermini, Lavaggi, Diniz, Katayama. Ma quanto era bella la Formula 1 anni 90! Non ce la faccio, troppi ricordi! Si spengono le luci e la partenza è abbastanza regolare, con Schumacher che mantiene la testa davanti alle due Ferrari ed Herbert dietro, che ha avuto un ottimo scatto tanto da portarsi davanti a Damon Hill. Tutto procede secondo i piani, anzi è tutto regolare, fino alla curva Ascari, perché le vetture in fondo al gruppo non si sono accorte della sabbia portata in pista dall'uscita di Coulthard, e quindi si innesca una carambola che coinvolge la footwork di Papis e altre quattro vetture: la Sauber di Bouillon, la Pacific di Montermini, la Minardi di Pedro Lamy e la Forti di Moreno.
Tutto questo mentre sale il tripudio della folla monzese. Berger ha scavalcato Schumacher e si è portato in testa. La gioia dei ferraristi però dura una manciata di secondi, come quasi sempre. Infatti, le vetture incidentate stanno ostruendo completamente la pista e quindi la direzione gara espone la bandiera rossa. In questo caso il regolamento dell'epoca prevedeva che se ci fosse stata una bandiera rossa entro due giri dalla partenza, si sarebbe dovuta ripetere completamente la procedura di start, come se questa non fosse mai avvenuta. Si ripartiva da zero come se non fosse successo assolutamente nulla e questo consente incredibilmente a David Coulthard di portarsi di nuovo in griglia, in pole position e riprendere la corsa. Tutto grazie alla carambola che lui stesso ha causato. È fantascienza questa cosa qua. Alla seconda partenza lo scozzese scatta bene, ma scatta ancora meglio Berger, che si porta subito dietro di lui scavalcando la Benetton di Schumacher. Male invece l'altra Ferrari di Alesi, che si è fatto passare dall'altra Benetton, quella di Herbert. Il francese però si sbarazza molto velocemente del pilota inglese già alla fine del primo giro. Mentre davanti si stabilizza un po' la situazione, torniamo un po' indietro alle dichiarazioni dei piloti durante la prima bandiera rossa e in particolare a questa di Giovanni Lavaggi. Vediamo Lavaggi con una calma olimpica. Beh sì, perché ho cercato di evitare i guai, sapevo che all'Ascari era sporco perché era uscito Coulthard, quindi mi sono tenuto diligentemente dietro gli altri per vedere cosa succedeva. C'è stato un incidente, sono riuscito a evitare tutti. Quindi siamo qui adesso. Siamo qui, vediamo cosa succede adesso. Grazie. Ebbene, diligentemente al giro numero 6 Lavaggi va in testa a coda alla prima variante e per lui la gara finisce mestamente lì. Al giro numero 8 Coulthard è in testa con 2 secondi e 3 di vantaggio su Berger e a questo punto Verduzio spara la sua sentenza degna del suo successore Gianfranco Mazzoni. Un Dave Coulthard che sta dimostrandosi più bravo in questa seconda partenza rispetto a quello che aveva fatto prima della prima partenza, quando già nel giro di ricognizione sbagliando era finito fuori. Ebbene, passano appena 5 giri, 5, e David Coulthard completa la sua domenica di follia girandosi nuovamente, stavolta alla variante della roggia, finendo nuovamente nella sabbia. Lo scozzese riesce a ripartire in sesta posizione, ma ha danneggiato troppo la sua macchina e poco dopo sarà costretto al definitivo ritiro. Il secondo errore di Coulthard spalanca le porte alla Ferrari di Berger, che ora si trova in testa, incalzato però alle sue spalle da Schumacher e Hill. L'austriaco però, grazie anche ai doppiaggi, riesce a mettere qualche secondo di vantaggio tra sé e i duellanti per il titolo. Si arriva così al fatidico giro 22, quando davanti a Schumacher si para la sagoma della footwork di Taki Inoue. Il tedesco perde un po' di terreno e Hill gli si incolla dietro. Si arriva così alla variante della roggia. Non c'è spazio per passare, ma Hill ritarda troppo la sua frenata e va a tamponare in pieno il tedesco davanti a lui, mettendo entrambi fuori gioco. Non è tra l'altro la prima volta che i due vengono a contatto in quella stagione, basti pensare ad esempio al Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, dove l'inglese compì un'altra manovra piuttosto azzardata. Schumacher è parecchio contrariato per essere uscito di pista, come dargli torto, e va a dire qualcosa ad Hill mentre questi è ancora in macchina, ma l'attenzione del pubblico è tutta per i primi due posti, che sono occupati dalle due Ferrari di Berger e Alesi, con più di 20 secondi di vantaggio sul diretto inseguitore, ovvero la Jordan di Barrichello. Intanto siamo giunti quasi a metà gara e arriva il momento della girandola delle soste ai box con annesso rifornimento di benzina. Il primo dei due ferraristi a fermarsi è Berger al giro 25, con Alesi che passa quindi momentaneamente al comando. L'austriaco però quando rientra in pista è molto pesante per la benzina e quindi viene superato prima dalla Jordan di Irvine e poi dalla McLaren di Mark Blundell, che sono più leggere e gli fanno perdere un po' di tempo. Alesi rientra ai box al giro successivo e quando rientra in pista si trova davanti quindi a Berger. Per i tifosi cambia poco, anzi forse è meglio così, perché Alesi è entrato nel cuore di tutti i ferraristi e tutti sognano una sua vittoria a Monza. Questo avvicendamento però si rivelerà fatale
per l'austriaco. Intanto in terza posizione è salito Johnny Herbert, che ha ritardato la sua sosta e quindi si è preso qualche posizione. Questa gara sembra rivelarsi una cavalcata trionfale per le due rosse, ma all'improvviso, al giro 32, ecco il primo colpo di scena. Berger esce di pista con la sospensione anteriore sinistra completamente aperta, costringendo così l'austriaco a ritirarsi dalla gara. Inizialmente non si capisce cosa sia successo, si pensa a un cedimento o a un cordolo preso troppo veementemente, ma la verità è un'altra. Ed è incredibile. Praticamente cos'era successo? La telecamera posta sull'alettone posteriore della vettura di Alesi per le troppe vibrazioni si è staccata ed è andata a colpire la sospensione di Berger, danneggiandola irreparabilmente. Un colpo da cecchino. Davanti però rimane pur sempre l'altra Ferrari di Alesi con un vantaggio rassicurante su Herbert e con le due Jordan che si ritirano, lasciando strada ad Häkkinen, che quindi è terzo davanti a Frentzen. Mancano circa 15 giri al termine quando Verduzio spara la seconda condanna di giornata. Anche se Alesi dà la sensazione di tenere in pugno la corsa, vince quindi il conto alla rovescia, 10 giri per Jean Alesi per andare a vincere il Gran Premio d'Italia nell'ultima sua gara in Ferrari qui sul tracciato di Monza. La combo mortale, gufata di Verduzio e sfortuna intrinseca di Alesi è fatale per il francese. Infatti a 10 giri dal termine, dalla posteriore destra di Alesi comincia a uscire del preoccupante fumo bianco. E no, non è la canzone di Charlie Rodriguez. Appena un giro dopo, la beffa è servita. Il cuscinetto ha letteralmente preso fuoco. Anche Alesi è costretto al ritiro. È disperato, è distrutto. Voleva lasciare la Ferrari con una grande vittoria a Monza e invece si ritrova ai box a pochi giri dal termine mentre Jean Todt cerca di consolarlo. Johnny Herbert va quindi incredibilmente in testa al Gran Premio davanti ad Häkkinen e Frentzen al suo primo podio in carriera. Le posizioni rimangono praticamente le stesse fino alla bandiera a scacchi, salvo Max Papis che perde il punto del sesto posto venendo superato dalla Sauber di Bouillon. Herbert ha quindi vinto il Gran Premio d'Italia, ma sul podio accade un fatto piuttosto particolare. Improvvisamente il vincitore durante i festeggiamenti mostra il dito medio ai tifosi. Lì per lì sembra uno scherno nei confronti dei tifosi della Ferrari, ma sarà poi lo stesso Herbert a spiegare l'accaduto. Ero lì sul podio e guardo giù. Vedo due tifosi di Schumacher che mi fischiano e mi fanno il dito medio. Non ho resistito. Rispondo con il doppio dito medio e li mando a fanculo. Briatore è di fianco e mi guarda stizzito. Mi dice: che cazzo fai, sei scemo? E visto che mi aveva appena licenziato per prendere Alesi, mi giro, prendo la coppa, gli faccio il dito medio e mando a fanculo anche lui. Finisce qui il racconto del Gran Premio d'Italia 1995, una gara che per molti tifosi Ferrari è ancora una ferita parecchio dolorosa, soprattutto per chi era all'autodromo quel giorno. Ecco, a loro, dal profondo del nostro cuore, va tutto il nostro affetto e la nostra comprensione, anche se dopo aver visto questo video, tutto quello che vorranno fare è esattamente quello che fece Herbert sul podio quel giorno.